Ciao a tutti, io mi chiamo Sara e mi trovate su Instagram e TikTok come Peach Notes. Come penso ormai sapete tutti, mi sono trasferita a Vienna per studiare all'università. Quindi per il video di oggi ho pensato di raccogliere un po' delle vostre domande sia nei box di Instagram sia direttamente in direct e rispondere a tutto quanto in un piccolo Q&A. Qua sotto vi metterò dei timestamps con tutte le varie domande a cui ho risposto in modo che possiate muovervi e scegliere direttamente la domanda a cui siete più interessati. Detto questo, direi di iniziare. Prima domanda, come si chiama la tua università? Si chiama BU alla tedesca. E si scrive W. È l'Università di Economia e Management di Vienna ed è un'università pubblica. All'interno ci sono sia triennali, che però credo siano solo in tedesco, sia magistrali o master, perché qua si chiamano master anche se sono di 2 anni, quindi corrispondono un po' alla nostra magistrale. Le materie sono marketing, che è quello che sto facendo io, finanza, supply chain. In generale, se volete informazioni più dettagliate su quell'università, vi consiglio di andare sul loro sito web perché lì trovate tutto quello che può servirvi, ve lo metterò sotto nella descrizione. Perché hai scelto di studiare a Vienna? 3 motivi principali. Primo, la qualità. Il master di marketing che sto facendo io è nella top 10 globale, quindi è super rinomato e a livello di lezioni mi sto rendendo conto anche adesso che lo frequento, che è veramente di ottima qualità, molto attuale. Le materie che stiamo facendo sono super interessanti e quindi mi ha attirato fin da subito il fatto che fosse uno dei top master al mondo. Secondo motivo, il prezzo. Perché nonostante sia uno dei top master al mondo, è un'università pubblica, per cui è finanziata dallo Stato austriaco. Motivo per cui il costo semestrale di questa università è di 22,70 euro, che vuol dire che si pagano circa 45 euro per tutto l'anno. In Italia un master corrispondente mi sarebbe costato tra gli 8.000 e i 13.800 euro. 8.000 è il master della Cattolica di Milano, 13.800 è il master della Business School di Bologna. Entrambi quindi costosissimi, e in più si sarebbe aggiunto il costo del vivere lì, che soprattutto nel caso di Milano è pure più alto del costo del vivere a Vienna, ma ne parleremo dopo. Oltre a tutto questo si aggiunge il fatto che a livello di qualità sono inferiori rispetto a Vienna, perché Vienna è molto più in alto nelle graduatorie rispetto a quell'università lì. Terzo motivo, ho intenzione di andare all'estero per lavoro, per la vita, e quindi volevo scegliere un master che fosse improntato all'estero, e quindi già il fatto di andare in Austria e fare l'università in inglese mi aiuta moltissimo in questa direzione. Quale superiore e quale università hai fatto? Le consigli. Iniziamo dal più semplice, scuola superiore. Ho fatto il liceo scientifico tradizionale, quindi latino. Lo consiglio? No. Perché secondo me il liceo scientifico è stato molto utile ed è sicuramente una scuola superiore che consiglio. Personalmente la trovo la migliore in assoluto perché ti prepara a fare qualunque cosa dopo e ti dà una mentalità scientifica e logica nel risolvere i problemi, che è molto molto utile. E poi si studia tanto, quindi è molto utile per poi l'università e il dopo, perché ti prepara proprio a lavorare tanto, a tenere tante informazioni in mente, a organizzarti bene con interrogazioni e verifiche. Quindi da quel punto di vista approvato. Quello che non approvo è il latino. Non rifarei mai il latino, sono stati 5 anni di sofferenza totalmente sprecate perché non mi è rimasto nulla. Mi dicono che il latino è una palestra di logica, non è vero, non serve a niente, almeno dalla mia esperienza personale, poi se voi avete avuto esperienze diverse e dopo lo scientifico siete andati a fare lettere antiche e siete innamorati del latino, è esperienza diversa. Vi dico che in generale per la maggioranza delle persone è inutile. Tanto meglio secondo me per 5 anni fare informatica. Io lo sto vedendo tantissimo adesso al master, che sono un sacco indietro, perché in Italia non si fa informatica alle superiori. Quindi rimaniamo indietro, non abbiamo nessun tipo di conoscenza di programmazione, non abbiamo nessun tipo di conoscenza di come funziona il mondo dell'informatica e quindi assolutamente consiglio di fare un liceo scientifico con informatica, quindi credo che si chiami liceo delle scienze applicate o liceo tecnologico. Ringrazio tantissimo di aver fatto il corso di Human Technology License tra la triennale e adesso il master, perché mi ha dato un sacco di basi di informatica che mi mancavano. Quindi se avete l'opportunità vi consiglio di farlo, è totalmente online, le lezioni sono preregistrate, per cui quello lo consiglio molto. Passando invece alla triennale, vi consiglio tantissimo di fare la triennale che ho fatto io, che si chiama Business and Management a Torino. È totalmente in inglese, tutta di economia, con stampo diciamo internazionale, per cui invece che avere le grandi sessioni di esame come si ha nell'università tradizionale italiana, si fa il modello diciamo americano, per cui molti voti non sono dati unicamente dall'esame, ma dai lavori di gruppo che si fanno precedentemente o anche individuali. E poi si fanno i corsi e poi subito dopo gli esami, per cui si fa corso esame, corso esame, corso esame. In questo modo le conoscenze sono fresche, si evita di avere troppe cose insieme che alla fine non si riescono mai a imparare bene e non si rimane indietro con gli esami, per cui io la mia università l'ho finita in meno di 3 anni. A livello poi anche di tematiche sono molto molto interessanti, ci sono degli ottimi corsi ed è tramite la triennale che ho scoperto il marketing, che è poi la mia grande passione.
Quindi anche se non doveste fare esattamente quello che ho fatto io a Torino, comunque consiglio molto economia e consiglio moltissimo il fatto di farlo in inglese, veramente molto molto utile per il futuro. E poi proprio nell'ambito economico è importantissimo fare le cose in inglese perché la terminologia così la impari direttamente nella lingua più giusta. Ho diversi compagni dell'università che hanno studiato nella propria lingua madre, economia, e adesso fanno difficoltà quando si parla di sigle, di nomi, perché li conoscono nella loro lingua e non li conoscono in inglese. Invece io li ho studiati direttamente in inglese, alcune parole non le so neanche in italiano. Per cui ad esempio CEO, capo di un'azienda, lo chiamo CEO, non lo chiamo amministratore delegato, che sarebbe la versione italiana. Per cui secondo me a livello di mentalità molto molto meglio studiare in inglese. Questa cosa si collega anche alla domanda successiva, che è: quali sono i requisiti? È difficile entrare? Tra i requisiti c'è l'inglese, per cui dovete avere, mi sembra, il C1 in inglese, oppure dovete aver fatto una triennale in inglese come ho fatto io. In questo modo, quindi, facendo la triennale in inglese siete meglio a livello di conoscenze e non dovete dare la certificazione, che costa. Altri requisiti per entrare sono avere determinati crediti in ambito economico, ma quasi tutte le università si adattano per avere questi crediti default, e poi dovete aver fatto il GMAT, che è un esame che si dà per tutte le magistrali di economia all'estero, in alcuni casi credo anche in Italia, ed è un test di, diciamo, logica, ragionamento, comprensione dell'inglese, per cui ha una parte di matematica e una parte di comprensione del testo. L'esame appunto è tutto in inglese. Non è secondo me un esame difficile da dare, è soltanto questione di fare tanti, 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 tanti esercizi. Sono un po' delle invalsi in inglese in ambito economico. La matematica che è richiesta per il GMAT secondo me è veramente molto semplice, quindi non dovete preoccuparvi di quello se avete intenzione di darlo. La parte verbale di inglese dipende un po' dal vostro livello di grammatica, però comunque in generale non è difficile. Io ho preparato il GMAT in un mese e mezzo più o meno, ho fatto tutti gli esercizi che c'erano, ho comprato questo librone qua, vi metto la foto, e ho fatto tipo più di 1000 esercizi, facevo 50 esercizi al giorno. Ho fatto tutte le simulazioni e alla fine sono arrivata all'esame abbastanza tranquilla e l'ho passato con, mi sembra, 670, quindi nella top 20%. Avrei potuto magari studiare di più, prepararlo meglio, fare ancora più esercizi e puntare a un 700 più, ma in realtà la mia università chiedeva 550, per cui veramente non serviva fare i salti mortali e l'ho passato con molta tranquillità, sono entrata senza problemi. So di compagni che sono entrati con punteggi più alti del mio o più bassi del mio, quindi non credo che sia troppo un discriminante, basta avere quel 550. È difficile entrare? Non direi, nel senso che ci sono persone di tutti i tipi insieme a me. Ci sono io che non ho fatto nessuna esperienza lavorativa, semplicemente ho fatto la triennale in Italia e non è neanche una triennale super rinomata e sono entrata. Ci sono altre persone che hanno preso punteggi più bassi del mio al GMAT e sono entrate. Persone che hanno fatto esperienze lavorative, quindi magari da un po' di anni che non studiano e sono entrate. Quello che è secondo me è che ci sono solo 80 posti, quindi conviene entrare ai primi appelli, quindi fare la richiesta il prima possibile. Detto questo, secondo me non è così difficile entrare. Ti sta piacendo il master? Lo consigli? Per adesso sì, mi sta piacendo veramente tanto, sia per le tematiche che stiamo facendo, sia per alcuni compagni che ho avuto l'opportunità di incontrare, mi sta piacendo veramente molto. E poi appunto, vi dicevo, si parla tanto di informatica, programmazione, intelligenza artificiale, tantissimo, veramente super super interessante, molto al passo con i tempi, e quindi veramente un master che consiglio molto, molto molto interessante. E poi ha lo stesso approccio della mia triennale all'ennesima potenza, per cui per la maggior parte dei corsi non si fa l'esame, ma il voto finale è dato dalla partecipazione in classe, dai lavori individuali e dai lavori di gruppo. Per cui è veramente molto bello e molto pratico, una cosa che mi piace tantissimo, quindi per ora sì, lo consiglio molto. Chiuso capitolo università, passiamo a il mio vivere a Vienna. Quindi, come hai trovato casa? Allora, io ho utilizzato un sito che si chiama OED Housing, che mi è stato consigliato dall'università e che sostanzialmente all'interno contiene tutta una serie di residenze studentesche in giro per Vienna. In particolare dal sito io ho scelto la Green House, che è quella dove sto vivendo adesso, che è una residenza per studenti un po' fuori Vienna, si trova nella zona di Seestadt, che è capolinea della linea U2, che tra l'altro è la stessa linea che mi porta all'università, senza bisogno di cambi e niente, quindi veramente comodissima per me. Ho scelto di vivere in una zona residenziale un po' staccata dal centro perché, avendo sempre vissuto comunque in un paese molto piccolo, non sono abituata alla vita da città e preferisco stare in una zona più tranquilla, più staccata e tra l'altro veramente molto molto bella, super moderna. La greenhouse in cui vivo è veramente molto molto carina, ci sono le stanze per studenti che possono essere sia individuali come quello che ho io, in cui hai cucina e bagno tutto privato, oppure puoi prendere delle stanze in condivisione con 2 o 4 persone. All'interno della struttura c'è anche una palestra, delle sale studio, delle sale relax, c'è una sauna che non ho ancora mai provato e c'è una reception a cui far arrivare i pacchi, che è veramente comodissima per me.
Le camere, devo dire, sono ottime, tutto perfettamente studiato per essere tutto efficiente, l'arredamento è praticamente tutto IKEA e si chiama greenhouse tra l'altro perché è tutto per l'efficienza ecologica ed energetica. Per cui l'isolazione delle finestre è ottima, non esce assolutamente calore, io qua ho un piccolo microclima di 24 gradi, mentre fuori magari si arriva anche a meno 8 in alcuni giorni. Quindi devo dire che sono al top da quel punto di vista. Ad esempio i fornelli sono elettrici, quindi ci sono le piastre in induzione. E poi appunto l'isolazione è fantastica, per cui io non sento nessuno dei miei coinquilini, c'è un silenzio perfetto. Quindi direi che a livello di sistemazione sono molto molto contenta. Vi lascerò qua sotto anche la pagina della Oil Housing, così che possiate darci un'occhiata. Se avete intenzione di venire a vivere a Vienna, è veramente un ottimo sito. Sono super disponibili, ci sono un sacco di sistemazioni di tutte le tipologie e io sto avendo un'esperienza, direi, fantastica. Direi, collegato anche a questo argomento, quanto costa la vita a Vienna? Prima di tutto, il mio appartamento singolo, quindi non condiviso con nessuno, mi costa 540 euro al mese, comprese di tutte le spese di riscaldamento, luce, acqua e tutto quanto. Che secondo me è un prezzo fantastico per vivere in una capitale europea, per avere la mia stanza privata con tutto quello che mi serve ed essere tra l'altro in una struttura che ha un sacco di cose extra, in più in un quartiere ottimo per cui io ho il supermercato che è qua davanti, una cancelleria lì e poi ho il pullman, che tra l'altro è arrivato in questo momento, che mi porta alla fermata della metro in letteralmente un minuto, oppure posso andare a piedi in 10 minuti, ma quando piove o nevica preferisco prendere il pullman. E poi dalla metro arrivo all'università in 20 minuti, quindi veramente super efficiente. In più il quartiere è molto molto bello, come vi dicevo tutto moderno, anche un laghetto che è molto carino. E quindi secondo me una sistemazione del genere per 500 euro al mese è fantastica. Ci sono altre sistemazioni all'interno della greenhouse meno care, per cui mi sembra che quella condivisa con un'altra persona ma con la stanza privata costi 450, una cosa del genere, mentre quella condivisa con altre 4 persone ma con stanza singola costa 380, mi sembra. Ovviamente poi io vi lascio sotto il loro sito, potete andare a dare un'occhiata, però comunque questi sono più o meno i prezzi. Per una sistemazione invece più in centro Vienna o più vicino all'università si va dai 600 agli 800-900 euro, quindi più o meno quelli sono i range di prezzo, che è comunque molto meno caro di una sistemazione ad esempio a Milano, che costa minimo 1000 euro e avete magari un appartamento in una struttura vecchia con il riscaldamento che fa schifo, non avete i mobili IKEA ma avete i mobili della nonna che sono stati riciclati e dati a voi, e quindi in generale io sono veramente molto contenta di vivere a Vienna perché mi trovo benissimo. Quindi ritornando sui costi della vita, spendo 540 euro al mese di affitto comprese tutte quante le spese, tra i 100 e i 150 euro di spesa cibo alimentari. Da specificare che io sono molto attenta quando vado a fare la spesa a cercare l'offerta e cercare il prodotto che costa di meno, per cui secondo me se una persona non fa attenzione a queste cose qua e va sul mercato e compra quello che gli va sul momento, può spendere tranquillamente tra i 150 e i 250 euro al mese in spesa, secondo me. Per il fatto che comunque la maggior parte delle cose costano di più che in Italia, per cui ad esempio la pasta costa sui 2 euro per 500 grammi, quindi 4 euro al chilo. I sughi pronti ad esempio costano sui 3-4 euro, mentre in Italia li trovi a 2. L'olio d'oliva costa tantissimo, costa tipo 9 euro minimo, 15 euro più o meno la spesa media per una bottiglia di olio d'oliva. La carne costa tantissimo, per cui non trovi nulla meno di 6 euro. Una cosa che ho visto che costa pochissimo sono le ciliegie sciroppate, non so perché costano così poco. La frutta più o meno costa uguale, nonostante molti mi avessero detto ah, in Austria la frutta costerà un sacco di più perché le montagne, in realtà costa più o meno uguale. In generale, secondo me, si spende una volta e mezzo quello che si spende in Italia, quindi se voi in Italia spendete 200 euro, spenderete 300 euro. Se in Italia ne spendete 100, poi ne spenderete 150. Tolte le spese, nel costo della vita c'è da considerare l'abbonamento ai mezzi, che costa 75 euro a semestre per gli studenti, che è veramente pochissimo, e tra l'altro Vienna si gira veramente bene solo con i mezzi pubblici, per cui io prendo la metro tutti i giorni per andare all'università, ci sono i tram, ci sono i pullman, c'è praticamente tutto quello che gli serve per viaggiare, per spostarvi e arrivare ovunque per Vienna. Penso che la metro di Vienna sia il migliore sistema di connessione in tutta Europa, onestamente non ho mai visto una metro così, super efficiente, pulita, sicura, veramente ottima. E in generale questo è un tema che vale per tutta Vienna, è proprio una città in cui si vive bene, infatti è la prima città al mondo per qualità della vita da anni, perché è proprio un bel vivere, è molto sicura, molto tranquilla, molto pulita, c'è tutto quello che serve, facilmente raggiungibile, in qualunque zona tu ti trovi di Vienna, ci sono un sacco di intrattenimenti e cose da visitare, ristoranti, bar, pasticcerie,
Quindi c'è tutto quello che serve e anche di più, è veramente una bella bella città per vivere. Quindi per assumere il costo della vita io penso di spendere sui 700-750 euro al mese, tutto compreso, che secondo me è un costo veramente molto basso per quello che effettivamente ottieni. Quindi viene approvata. Passando alla prossima domanda, che a noi piace moltissimo, hai problemi con la lingua, serve sapere il tedesco. A me piace tantissimo perché mi ricorda che devo andarlo a studiare, però vi risponderò. Allora, secondo me il tedesco non serve per vivere, nel senso che io il tedesco non lo parlo e quando vado alla cassa il massimo che so dire è mit carte e danke, quindi veramente tedesco terrificante. Molte persone qui parlano inglese, l'altro giorno addirittura sono stata in un bar in cui una cameriera parlava solo inglese e non tedesco, quindi per carità molto meglio così. Per cui secondo me il tedesco non è necessario. È vero che molte scritte in giro sono solo in tedesco e non in inglese. Un po' di settimane fa sono stata al centro per l'immigrazione per fare la residenza e c'erano solo scritte in tedesco, che per me è una cosa assurda perché al centro per l'immigrazione ovviamente ci saranno principalmente persone che parlano inglese, no? Invece no, c'erano solo scritte in tedesco. Quindi sicuramente quello non è facile, però comunque con quello traduttore te la cavi. C'è da dire che per una migliore qualità della vita è meglio saperlo, perché così se una persona vi parla per strada, la cassiera vi dice qualcosa che non capite, cioè ovviamente è meglio saperlo, però non è fondamentale. Si vive con molta tranquillità la cosa, secondo me. Ovviamente io voglio sfruttare questa opportunità per imparare il tedesco, quindi sto cercando di imparare un po' da sola, magari seguire un corso, sto ancora valutando, per cui è più un'opportunità da sfruttare piuttosto che non una necessità, perché altrimenti vivi male o perché non riesci a farti capire, eccetera. E poi appena avrò finito il video andrò a fare la mia lezione di Duolingo. Penultima domanda, che tra l'altro è stata la più fatta entrambe le volte che ho messo il box delle domande, non me l'aspettavo, ed è: come gestisci la tua relazione a distanza? Non me l'aspettavo perché veramente tra tutti i problemi che ho avuto nel vivere da sola a Vienna, sentirmi sola, l'ansia per l'università, problemi magari con la lingua, fare la residenza, tutte queste cose qua, diciamo, del vivere da soli da adulti, la relazione a distanza è stata l'ultimo dei miei problemi. Anzi, la relazione col mio ragazzo e la relazione con la mia famiglia sono state un grandissimo supporto per me in questi mesi qua e mi hanno dato proprio un aiuto grandissimo, per cui non è stato un problema, è stato un plus, è stato un aiuto negli altri problemi. C'è da dire però che negli ultimi giorni sto scoprendo che un sacco di miei compagni di università si sono mollati con i rispettivi fidanzati o fidanzate durante questi mesi di distanza. Quindi evidentemente è una preoccupazione che ha senso avere, perché ci sono un sacco di relazioni che falliscono, diciamo, a distanza. A mio parere una relazione che finisce nel momento in cui ci si trova a distanza è una relazione che già non funzionava dal principio, perché non è normale che solo perché non puoi fisicamente vederti allora non vuoi più stare con l'altra persona. A mio parere, poi so che non tutti sono d'accordo su questo, per alcune persone il contatto fisico è assolutamente necessario. Secondo me due cose sono importanti da dire. Prima di tutto la mia è una relazione molto matura, per cui sono più di 4 anni che stiamo assieme. Siamo entrambi abbastanza grandicelli, per cui io quest'anno faccio 24 anni, mi sento vecchia. Altra cosa da dire è che noi ci siamo messi insieme subito prima della pandemia, per cui 2-3 mesi dopo che ci eravamo fidanzati è partito il lockdown e non ci siamo più potuti vedere per 3 mesi. Per cui fin da subito ci siamo abituati molto a fare videochiamate, a sentirci quotidianamente per messaggio, per chiamata, videochiamata, quindi sfruttiamo qualsiasi mezzo per poter essere presenti nella vita dell'altro anche a distanza. Per cui secondo me anche quello è stato un test della nostra relazione fin dall'inizio, perché poteva tranquillamente finire subito, non stavamo insieme da tanto tempo, non ci conoscevamo così bene, poteva tranquillamente finire così la relazione. Invece è durata e io sono molto contenta del mio rapporto. Per cui il fatto di essere a distanza adesso non è un così grande problema. Ci sentiamo quotidianamente, facciamo tante videochiamate e condividiamo piccoli momenti delle nostre giornate, che secondo me rende tutto molto bello. È importante, secondo me, se avete una relazione a distanza, continuare a essere presenti l'uno per l'altro e presenti nella vita dell'altro, tenersi aggiornati. Perché quello che rischia di succedere è che si diventa un po' estranei, ognuno sta facendo le sue esperienze di vita, si è in stati diversi. Quindi queste cose possono creare problemi nella relazione, ma se si ha desiderio di voler condividere le cose con l'altra persona e se si vuole bene all'altra persona e si vuole sapere cosa fa lei, ovviamente viene anche spontaneo fare videochiamate, chiamate, sentirsi, sapere che cosa si è fatto. A me è fatto molto strano quando a dicembre sono tornata a casa e con tutti gli altri parenti dovevo raccontare tutto quello che era successo negli ultimi 3 mesi. E invece col mio ragazzo dovevo raccontare giusto l'ultimo pezzo del viaggio, perché era l'unica cosa su cui non avevamo ancora parlato. Tutto il resto lui lo sapeva e l'aveva saputo giorno per giorno. Lui era aggiornato su tutto quello che io facevo. E secondo me questa è una cosa fondamentale in una relazione. Vale per lui, ma vale anche per amicizie, familiari e tutto quanto. Quindi sentirsi spesso e tenersi aggiornati è importante per mantenere un rapporto.
Altra nota, la mia famiglia è anche stata molto molto presente per me, per cui ci sentiamo spesso e hanno aiutato un po' con le problematiche del vivere da sola e del sentirsi un pochino sola ogni tanto. Io vengo da una famiglia di 5 persone, sono abituata che i pasti sono un momento in cui si sta tutti insieme, si chiacchiera, ci si parla anche sopra, sono momenti vivi, no? E quindi quando sono arrivata qua e i pasti li mangiavo sempre da sola, mi ha un attimo messo un po' di angoscia, ci sono stati dei pasti con lacrime, perché ovviamente capita anche quello, però i miei genitori e la mia famiglia in generale mi è stata molto vicina, e per cui ci sentiamo in videochiamata praticamente un giorno sì, un giorno no, anche loro li tengo aggiornati su quello che faccio, e quello secondo me aiuta molto a sentire comunque la presenza dell'altra persona, anche se non si è fisicamente insieme. Quindi nulla. La relazione a distanza non è mai stato un problema e spero che non lo sarà mai. Passiamo all'ultima domanda. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Vuoi rimanere in Austria? Allora, io non li so i miei progetti per il futuro e sono molto contenta che questo master duri 2 anni perché vuol dire che ho 2 anni di tempo per fare la mia scelta. Non so sinceramente, potrei rimanere in Austria perché mi sta piacendo molto, potrei rimanere a Vienna e trovare un posto di lavoro qua per un po' di tempo, quello potrebbe essere un'opzione. Potrei prendere e andare in un altro stato europeo ancora e lavorare lì. Non lo so, vedremo che cosa porterà il tempo. Sicuramente voglio lavorare all'estero, mi piace molto l'idea di andare via dall'Italia e mi sto trovando molto bene in questa prima esperienza all'estero, quindi vedremo cosa succederà. Uno stato che mi piacerebbe molto è la Svizzera, però vedremo se ci sono opportunità nel marketing. Mi piacerebbe anche molto il nord Europa. Fa un pochino freddo e sto già patendo un pochino il freddo qua a Vienna, però so che sono stati molto molto belli per vivere, quindi anche quello potrebbe essere un'opzione da esplorare in futuro. Non ho uno stato ideale in cui voglio fermarmi, ma mi piacerebbe fare un po' di esperienze qua e là. Poi si vedrà, nel dubbio vi terrò aggiornati. Bene, direi che questo è tutto, se avete altre domande, altri dubbi, qualsiasi cosa lasciatele nei commenti in modo che tutti quanti possano leggere e vedere quello che chiedete. Se avete domande invece più personali fatemele in direct su Instagram, cerco di rispondere a tutti, quindi non vi preoccupate, fate pure domande.